Il presidente Vincenzo Girfatti del Parco regionale del Matese, ente prossimo a diventare nazionale, parla in esclusiva con Caserta Sera e fa il bilancio dei suoi primi 3 mesi di gestione, che ritiene più che positivi, e poi ci parla del futuro e dei prossimi obiettivi in agenda. Allora, presidente, i primi 3 mesi al Parco regionale del Matese, prossimo ad essere Parco nazionale. Sì, sono stati 3 mesi veramente intensi, 3 mesi di lavoro, e devo dire la verità, grazie alla comunità dei sindaci, quindi dei comuni aderenti al parco, abbiamo avuto la possibilità di approvare lo statuto che in 12 anni non era stato ancora approvato e di determinare quello che deve essere il corretto funzionamento di un parco. È chiaro che in questo momento la nostra prospettiva è il Parco Nazionale. Parco Nazionale significherà avere una grande opportunità di crescita, anche perché ci confronteremo con un altro territorio, quello molisano, e cercheremo di mettere in campo una crescita omogenea per sviluppare il turismo, ma soprattutto per cercare di far capire alla popolazione che il parco non è più un vincolo, non lo è mai stato, sia inteso, anche perché il parco regionale non è mai stato un vincolo, ma è un'opportunità. Con il Parco Nazionale tutte queste opportunità, questa crescita per il territorio, noi ce l'auguriamo e lavoreremo affinché si raggiunga questo obiettivo. È stato già raggiunto, possiamo dire, un obiettivo, quello dello statuto? Sicuramente era il mio primo obiettivo da un punto di vista tecnico-amministrativo. Io sono un avvocato, non potevo pensare neanche minimamente che l'ente che presiedo non avesse uno statuto approvato. Questa per me è stata una cosa che purtroppo negli anni forse è stata considerata un po', diciamo, una cosa non importante, non utile. Lo statuto per me è fondamentale, lo statuto è stato approvato, c'è stata una compartecipazione dei sindaci, devo dire la verità, c'era già una bozza, è stata attualizzata la bozza anche con quelle che sono le modifiche alla legge regionale, e quindi chiaramente è stato posto all'attenzione dei sindaci, la comunità l'ha approvato. E devo dire la verità, c'è stato anche un bel momento, diciamo, di condivisione, perché tutti hanno ritenuto che fosse un atto importantissimo, e anche, devo dire la verità, la fiducia nei miei confronti, perché devo dire la verità, i sindaci mi dicevano, questa è una piccola, diciamo, nota positiva chiaramente, mi diceva la dirigente della UOD07 della Regione Campania, che segue i parchi, che quando si fanno le assemblee della comunità spesso non si riesce a raggiungere il numero legale. Noi abbiamo approvato uno statuto con 21 presenti su 25 e i 4 assenti erano assenti, credetemi, giustificati. L'ultima domanda per chiudere è una risposta molto sintetica. Qual è il suo prossimo obiettivo? Cioè, diciamo, l'obiettivo principale che è in agenda? Allora, l'obiettivo principale è far conoscere il Matese. Io ho già iniziato degli incontri in tutto il territorio della provincia di Caserta, perché ritengo che, come ho già detto a dei suoi colleghi, il mio è un paradigma molto semplice. Il Matese deve essere conosciuto prima dai cittadini della provincia di Caserta. Sto girando le scuole, sto parlando con i dirigenti scolastici per far venire le scolaresche in questa terra. E la cosa positiva è cercare di coinvolgere invece le scuole del territorio, gli studenti del territorio, e con alcuni istituti già iniziata questa collaborazione, per far sì che siano stesso gli studenti ad essere da guida del loro territorio, del loro parco, perché il parco significa sviluppo, significa crescita e significa anche educazione. Da Piedimonte Matese tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it.